Mi ritrovo su una sedia a rotelle e la mia vita non è più la stessa. A chi mi chiede se valga la pena vivere in queste condizioni rispondo: ognuno di noi ha un percorso da seguire e credo che nulla accada per caso. Una pallottola vagante, una ragazza gioiosa appena uscita dopo aver sostenuto un bell'esame, un 30 e lode. Questi due si incontrano, la vita cambia e Laura Salafia a raccontarcela, e io ve la restituisco leggendo piccoli estratti di questo volume, dopo la sigla. Laura Salafia è testimone vivente che la speranza e l'amore hanno la meglio sempre sulla violenza. Forse qualcuno ricorda quanto successo nel 2010 a Catania. Il fatto è stato talmente eclatante che la cronaca nazionale lo ha rilevato immediatamente. Il 1° luglio del 2010 un uomo, per vendicare le quotidiane offese subite, decide di farsi da solo giustizia, sparando contro il suo offensore. Questo deprecabile atto produsse conseguenze drammatiche e irreparabili. Una delle pallottole colpisce accidentalmente una studentessa, è Laura Salafia, giovane di 34 anni, appena uscita dalla sede universitaria, gioiosa per aver avuto la lode nell'esame di spagnolo appena sostenuto. Si stava dirigendo con alcune amiche verso Piazza Dante a Catania. La pallottola vagante si fermò a pochi millimetri dal midollo della donna. Una pallottola che cambierà per sempre la sua vita, il suo domani, ma non i suoi sogni. La reazione della città è stata immediata. Laura è stata salvata dai medici che l'hanno operata, ma la sua condizione è cambiata per sempre. Non sarà più autonoma, non può muoversi, ma può ancora vivere e farsi sentire. E di vivere Laura ha una voglia incredibile. Al medico che, vedendola dopo tanti anni in quelle condizioni, era in dubbio se avesse fatto bene a salvarla, ella ha risposto prontamente: grazie, voglio ardentemente vivere. Le sue gambe, le sue mani saranno i suoi genitori, il fidanzato Antonio, che dopo qualche anno è deceduto all'età di 36 anni. Pensate, gli amici e gli operatori sanitari le sono state sempre vicine, persone amorevoli e vicine. La sua vitalità però è contagiosa. Cambiano le condizioni fisiche, si restringono le attività e gli spazi operativi, ma si allarga il cuore. Cresce una fede inaspettata, aumenta la speranza. Laura è una vera insegnante e titolare oggi della cattedra della vita. Cominciare a offrire la propria testimonianza attraverso la scrittura è stata la sua missione e inizia così a scrivere sulla propria condizione e la nuova angolatura dalla quale osserva le cose che le accadono. Lo fa grazie allo spazio che il quotidiano La Sicilia le affida. Articoli appassionati e appassionanti nei quali Laura apre orizzonti di speranza. Subito dopo l'incidente, le monache benedettine del monastero di San Benedetto a Catania iniziano a pregare per lei quotidianamente, senza mai stancarsi. Pensate che un ergastolano pluriomicida, appreso l'accaduto, inizia a intrattenere con Laura uno scambio epistolare. L'uomo, scosso da questa storia, dalla storia di Laura, cambia atteggiamento nei confronti della vita, inizia a studiare, inizia ad approfondire, inizia a conoscersi meglio, consegue, pensate, il diploma dedicando a lei tutto ciò che ha fatto e subito dopo si iscrive all'università. È consapevole che la cella sarà il suo mondo fino alla fine dei suoi giorni, ma ora quest'uomo lo vive in maniera totalmente diversa. In una delle lettere l'uomo scrive a Laura:
saprò che il Signore mi ha perdonato nel momento in cui tu guarirai. Pensate che parole profonde di quest'uomo. La risposta di Laura non tardò e scrive: non c'è bisogno che arrivi la guarigione fisica, ma anche la guarigione dell'anima, e io l'ho raggiunta. Quindi puoi sentirti perdonato, perché io sono davvero guarita. E ancora Laura a scrivere: a chi mi chiede se valga la pena vivere in queste condizioni, rispondo: ognuno di noi ha un percorso da seguire e credo che nulla in questo mondo accade per caso. Sono circondata da persone che mi vogliono veramente bene, non mi sento mai tradita dalla vita, anche se la sofferenza è diventata la mia compagna di cammino. Questo fatto non mi determina, sento tanto affetto vicino a me e attorno a quelli che mi stanno vicino, nutro grande amore e rispetto. Sono convinta che il Signore mi abbia fatto un grande regalo, la capacità di non arrendermi mai davanti alle difficoltà della vita. Me lo ha ricordato anche Papa Francesco quando nel 2016 a Piazza San Pietro, abbracciandomi, mi ha detto, sono le parole di Papa Francesco: non mollare e porta la tua croce, prega anche tu per me. Laura si sente investita di una missione, testimoniare la vita. Chi meglio di una persona che potremmo noi considerare oggi svantaggiata, scrive, può aiutare a ritrovare il gusto della vita? A tutti coloro che leggeranno queste righe e la conclusione di uno dei suoi articoli, voglio dire: c'è qualcosa dentro di te che nessuno può toccare per non togliere se tu non lo vuoi. Si chiama speranza. Gli articoli di Laura sono stati tutti raccolti e pubblicati in un prezioso libro dal titolo Una forza di vita. Domenico Sanfilippo Editore, edito nel 2017 con la prefazione di Giuseppe Di Fazio e la postfazione di Maria Cecilia Lamela. C'è qualcosa di straordinario in ogni persona che noi incontriamo, in ogni storia che conosciamo. La storia di Laura ci cambierà davvero la vita, l'originalità della propria vita, unica, irripetibile. A guardar bene si scorge un frammento d'infinito, meglio uno spirito incarnato. La persona si manifesta attraverso il proprio corpo, anche quando è ferito, lo supera, va oltre. Quest'ultimo permette a tutti di esprimere i propri sentimenti che, sedimentati nel cuore, maturano e passano attraverso le singole cellule per arrivare all'altro e agli altri. La visione olistica della persona, di soffermarsi sulla condizione fisica e percepisce l'altro come totalità. Questa visione oggigiorno è purtroppo più rara e si sente la necessità di ricomporre i pezzi di un uomo a pezzi. Le singole caratteristiche sembrano prevalenti sul tutto, si guarda il particolare fisico, quel difetto che abbiamo, e non ha la vita e la contezza di quanto veramente è grande l'uomo, a prescindere dal proprio corpo ferito. Leggendo la storia di Laura si è invece più consapevoli che la persona non si può ridurre alla condizione fisica, ma al mistero che la stessa incarna. Per quanto vi ho appena detto, non continuo per non stancarvi, ma vi rimando alla lettura di questo piccolissimo testo, Una forza di vita, Domenico Sanfilippo Editore. È veramente bello, leggete la testimonianza di una persona che ha saputo rendere la propria sofferenza un'offerta a Dio e agli altri. Grazie alla sua storia tanti si sono commossi, tanti si sono convertiti, tanti si sono riappropriati di quel gusto di vivere che ancora oggi caratterizza gli esseri umani che vivono di consapevolezza e di gioia. Buona lettura e alla prossima!